Buongiorno a tutti e benvenuti al Digital Ethics Forum 2020. Noi Slow Web mi ha dato l'incarico di avviare questo primo panel. In questo primo panel abbiamo Viola Schiaffonati, Mario Rassetti, Guglielmo Tamburrini, Massimo Durante, Carola Frediani, Antonella Ambriola, Paolo Meriani. Luciano Violante ha avuto un contrattempo, non potrà essere con noi. Mario Rassetti è presidente della fondazione ISIL, che è una delle più grandi centri studi italiani sui sistemi complessi e il Big Data. Mario è uno dei grandi scienziati italiani e ha avuto anche il merito di essere visionario. Tanti, tanti anni fa, 13 anni fa, ebbe la visione, ripensando a quello che diceva Viola Schiaffonati, di introdurre computer ethics per gli ingegneri al Politecnico di Torino. Mario, a te la parola. Siamo di fronte a una rivoluzione che non ha precedenti, la rivoluzione digitale. Grazie, grazie Norberto, è davvero un piacere essere con voi e in particolare avere te come chairman. Inizio dicendo una cosa, a me purtroppo sono stati messi degli esami clinici in ospedale alle 11:30. Io sarò lieto e ti autorizzo a dare la mia email a quei partecipanti che avessero domande per me, sarò contento di rispondere per mail. E mi scuso per non esserci di persona. La cosa di cui vorrei parlare, tu mi hai dato del visionario, voglio essere all'altezza della tua definizione, è questa: chiunque oggi si occupi di intelligenza artificiale vede due cose. Una è che sta crescendo e sviluppandosi a un ritmo mozzafiato, sia sul piano tecnologico sia su quello concettuale. Ma la cosa altrettanto interessante è che a qualunque piano ci si rivolga è un fiorire ovunque di questioni etiche. Vi faccio alcuni esempi che sono noti, ma uno, come tu dicevi, la quantità di informazione che noi facciamo circolare nel mondo è ormai quasi non misurabile. L'ultimo rapporto Cisco dice che siamo a 6 zettabyte, cioè 6.000 miliardi di byte. Per dirla come lo dico ai miei studenti, 350 miliardi di volte guerra e pace. Ma la trasmissione avviene in rete, noi siamo tutti connessi alla stessa rete. Credimi, sono teoremi di matematica. La rete si clusterizza, cioè si formano delle specie di bolle ad altissima connettività che invece sono distribuite in maniera diluita nella rete stessa. E questo è all'origine della formazione di comunità chiuse, che poi sono quelle che degenerano, sappiamo, i negazionismi. Recentemente mi sono scontrato con un terrapiattista perdendo, perché alla fine del dibattito lui mi ha detto: "Ma questo lo dice lei, io non ci credo". Quindi la mancanza di un'attitudine critica, le fake news che oggi sono diventate uno strumento forse più attivo della politica. Aumenta la connettività. Anche questo è un numero da tenere presente. Oggi nel mondo ci sono 7,6 miliardi di abitanti del pianeta e di questi 5,3 dispongono almeno di un cellulare. Questo è un buon segno perché vuol dire che sono distribuite anche nei paesi non industrializzati, ma pone immediatamente un enorme problema morale, che secondo me è il più grave che dobbiamo fronteggiare, cioè con numeri di questo genere, beh, oggi il numero di utenti di internet è 2,9 miliardi. Noi ci aspettiamo, tutte le proiezioni dicono che entro il 2024 saremo saliti a 6 miliardi. Bene, noi sappiamo, perché lo sappiamo già oggi, che di questi 6 miliardi 3,2 saranno analfabeti. E allora, dato che internet è diventata una grande macchina il cui obiettivo
principale è di trasformare i suoi utenti in consumatori, perché questo è quello che sta succedendo. Poniamoci questa domanda cruciale: che linguaggio si inventerà Internet per rivolgersi a tutti questi analfabeti? E credetemi, i primi segnali sono tremendi, perché il linguaggio che sta apparendo sempre più dominante è la pornografia, cioè un linguaggio che è diretto, un pugno nello stomaco, però se ci pensate non discrimina uomini e donne, giovani e vecchi, è tremendo. Allora, certamente bisogna mettersi nell'ordine di idee che occorre esercitare dei controlli etici. E io ho molto apprezzato l'appello di Viola. Personalmente non credo che possiamo affidare alle tecnologie anche quello, perché non dimentichiamoci che dietro le tecnologie ci sono sempre dei decisori che sono altrove. Io sono vecchio abbastanza per aver cominciato la mia vita di fisico facendo il fisico nucleare. E questo mi ha dato la fortuna di avere come maestri persone che avevano partecipato al progetto Manhattan. Credetemi, aveva un segno, una cicatrice nella mente e nel cuore tremenda che hanno cercato di trasmetterci. Ma il sapere è tipicamente neutro, le applicazioni del sapere possono essere quello che volete. Non parlo dell'intelligenza artificiale come mi piacerebbe. Io sono fra quelli che credono che il cervello umano, io come ricerca mi occupo di cervello, da fisico teorico ma mi occupo di cervello, che il cervello umano sia la macchina più straordinaria che esiste nell'universo conosciuto. E credo anche che non sapremo mai costruire una struttura in silicio che sappia riprodurre quello che è una mente umana. Allora come lo realizziamo questo controllo? Ma guardate, io vi dico una cosa che è un sogno, è una prospettiva alla quale io credo molto. Pensate come è fatto un cervello umano. Il cervello umano ha 100 miliardi di cellule fortemente specializzate, i neuroni. Ciascuno di questi ha delle porte con le quali può far uscire dei segnali, le sinapsi, e ogni neurone ne ha in media un migliaio, quindi abbiamo 100.000 miliardi di sinapsi. I segnali viaggiano su dei filamenti, dei fili, gli assoni, e nella nostra testa ci sono 2 milioni di chilometri di linee nervose di questo genere, che 6 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Bene, il nostro cervello, fatto in quel modo, consumando 20 watt di potenza, fa funzioni incredibili. Ormai è un fatto noto dalle neuroscienze che ci sono funzioni del cervello che non sono Turing computabili, cioè tali che datemi qualsiasi computer al mondo, ma io non ve lo so calcolare. Ma noi abbiamo questa incredibile connettività e abbiamo una enorme numero di persone al mondo che ne può fruire. Allora immaginatevi, quello che a me piace immaginare è che il mondo si sta costruendo la sua corteccia cerebrale. La superficie del pianeta è la grande corteccia cerebrale in cui il gioco dei neuroni lo fanno gli esseri umani, potenziati dalle loro protesi elettroniche e capaci ormai. Io vi ho detto ci sono 5 miliardi di utenti là fuori con i quali voi potreste in linea di principio mettervi in contatto. Fate tutti gli sconti possibili per le lingue, gli interessi, la capacità di gestire numeri così elevati. Ma noi del mondo occidentale, ciascuno di noi presenti a questo workshop, può tranquillamente mettersi in rete, in contatto con decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone. Quindi un'immensa connettività. Allora immaginate una sorta di grande cervello in cui invece i neuroni ci siano
gli esseri umani, le nostre teste potenziate elettronicamente. Non abbiamo bisogno di asini, perché noi comunichiamo, anzi comunichiamo con la massima velocità possibile sulla Terra, come ci dice la relatività, la velocità della luce. E quindi siamo come dei neuroni in cui le sinapsi sono centinaia di migliaia, in cui non abbiamo neanche bisogno degli assoni, quindi trasmettiamo istantaneamente. Allora, voi non pensate che se il nostro cervello in soli 6 milioni di anni di esistenza è riuscito a evolvere la forma attuale del nostro cervello, che è questa cosa straordinaria che ho cercato di raccontare. Questa rete che stiamo costruendo sul pianeta non sia in grado di evolvere una sua mente, una sua autocoscienza. Allora a quella dobbiamo mirare e in quella dobbiamo iniettare tutti i valori morali che abbiamo disponibile, nei quali crediamo. È una battaglia senza precedenti, è la madre di tutte le battaglie etiche che il pianeta deve affrontare, ma io sono convinto che in quella direzione andiamo. Grazie per il minuto. Grazie a te Mario, ci resteremo in contatto. Posso, se vedete sparire la mia immagine, perdonate. Grazie, grazie.